Conferenza pre-gara contro il Gladiator, domani il San Marzano affronterà appunto il Gladiator per l'ottava giornata di campionato. Mister, le partite contro le ultime della classe sono sempre le più pericolose perché si rischia sempre magari di sottovalutare l'avversario. E il Gladiator in casa ha un clima abbastanza particolare, parliamo dell'esonero dell'allenatore, del direttore sportivo. Che partita si aspetta considerando anche l'averla già affrontata in Coppa Italia inizio stagione? Beh, ma la partita di Coppa Italia era, non dico un allenamento per tutte e due, ma perché è sempre una partita ufficiale, però era la prima, quindi c'entra poco, è stato anche un buon allenamento per tutte e due squadre. Questa è una buona squadra, è ultima in classifica perché ha giocatori forti, c'è un ambiente particolare perché noi sappiamo che l'allenatore è Pezzella, quindi i calciatori vorranno salvare l'allenatore, quindi sotto il profilo ambientale e caratteriale è una partita dura, ma la partita che devi affrontare è sempre la più difficile, quindi questa è la partita più difficile perché troveremo una squadra che ha rabbia come noi, perché noi abbiamo rabbia e dobbiamo essere pronti ad affrontarla con le stesse armi. San Marzano è reduce da tre risultati utili consecutivi, appunto, nelle ultime 3 giornate e soprattutto si è vista il crescere, diciamo, delle prestazioni nel carattere e nel gioco. Sì, ma dobbiamo sempre migliorare, perché penso che una squadra può migliorare partita dopo partita. Dobbiamo cercare di dare continuità a quello che stiamo facendo e lo dobbiamo fare come le ultime partite, perché entriamo in campo, cerchiamo di fare la partita, perché per vincere la partita dobbiamo cercare di fare sempre grandi prestazioni e quindi domani mi aspetto un ulteriore passo in avanti della squadra sotto il profilo tecnico. In settimana abbiamo letto delle brutte notizie che arrivano appunto dall'infermeria con gli infortuni di Somma e Tripicchio. Questo è un fatto dolente, purtroppo sono cose che nel calcio capitano, però è una cosa brutta quella che è capitata a Tripicchio, perché contro la Romana si è rotto il crociato. Si è rotto il crociato per il San Marzano per dare una mano alla squadra. Abbiamo fatto anche una buona partita e purtroppo ha avuto questo infortunio. Noi possiamo fare un grosso in bocca al lupo ad Andrea per il recupero, che magari è anche giovane e sicuramente recupererà alla grande. Somma domenica con uno scontro di gioco ha avuto questa frattura al quinto metatarso, quindi sarà fuori per un mesetto. Quindi rientrerà prima, dispiace solo per Tripicchio. Stiamo recuperando dei calciatori, domani è a disposizione di nuovo il capitano, e man mano recuperiamo anche gli altri infortunati.